Lite in un capannone, forse un regolamento di conti, imprenditore spara, un morto e un ferito. Presunti abusi nel lab di Bagnoli, la procura archivia ma il sindaco sono con le lavoratrici. Zaia dice ho sentito il sindaco Giordani, nessun ultimatum ma si decida sul nuovo ospedale. Titolare di una pasticceria dell'Arcella aggredita e derubata da un malvivente. Telespettatori di Rete Veneta, ben trovati all'appuntamento con l'informazione. Questo è il notiziario dalla provincia di Padova. Lo avete sentito dai titoli in apertura. Ci occupiamo di cronaca con la sparatoria di Bagnoli. Gravissimo il bilancio, un morto e un ferito. Ricostruisce tutto il nostro servizio d'apertura. Sono le 11 in via Ottava Strada, Bagnoli di Sopra, poche anime in giro in questo sabato di settembre. All'interno della LBI, figlio del titolare, un giovane di origini siciliane e un gruppetto di persone, 5, forse 6. Cosa accada? Non è ancora chiaro. Di certo scoppia un violento diverbio che finisce in tragedia. Uno dei presenti, forse il figlio del titolare, in braccio un fucile da caccia e spara due colpi. Nello scoperto esterno, a ridosso di questo sollevatore, resta il corpo senza vita di un italiano, ferito mortalmente al torace. Fugge in auto, raggiunto dal colpo d'arma da fuoco allo stomaco un tunisino, 800 metri circa, raggiunge questa stazione di servizio lungo la provinciale Conselvana, scende dall'auto, stramazza al suolo, a soccorrerlo una delle cameriere. Ma c'eravate voi quando... Sono sconvolte le quattro giovani accorse per fare quadrato sulla collega e amica. Il tunisino è ricoverato in ospedale a Padova, le sue condizioni sono molto gravi. Intanto i carabinieri iniziano a ricostruire i tasselli della vicenda. In caserma finiscono i principali sospettati della sparatoria, il figlio del titolare dell'azienda specializzata nella sabbiatura e verniciatura di metalli e le altre persone presenti. Nella zona industriale arriva anche il PM Maria D'Arpa, atteso dal nuovo comandante provinciale dell'arma, colonnello Oreste Liborace. Una vicenda inquietante, tutta da chiarire, che sconvolge un'intera comunità. Parliamo ora degli abusi, rimaniamo a Bagnoli, la procura archivia, ma il sindaco dice sono con le lavoratrici. Le operatrici e le lavoratrici andavano tutelate molto prima e devono continuare a essere tutelate, soprattutto nel senso che deve essere riconosciuto il colpevole e dato alla giustizia. Il sindaco di Bagnoli si schiera al fianco delle lavoratrici di una cooperativa che faceva le pulizie all'interno del lab di San Siro. Le donne alcuni mesi fa avevano denunciato le molestie da parte dei profughi. La procura di Padova però nelle scorse ore ha deciso di archiviare il procedimento per le difficoltà nel riconoscimento degli autori dei presunti abusi, nonostante le dipendenti avessero detto di essere in grado di fornire elementi utili per l'identificazione. Una decisione che ha gettato nello sconforto le lavoratrici, che dopo la denuncia avevano avuto anche delle ripercussioni dal punto di vista lavorativo. Ha fatto benissimo il sindacato a fare il ricorso, come istituzione aiuto anch'io per questo ricorso, per quello che c'è necessità, e soprattutto dobbiamo arrivare a dare i responsabili a giustizia. Ed ora parliamo di nuovo ospedale, perché il governatore del Veneto racconta di aver parlato con Sergio Giordani spiegando di non aver imposto alcun ultimatum ma dicendo si deve fare in fretta. Ho parlato con il sindaco, mi attendo una decisione. Lasciamo ancora modo di vedere le carte, perché voglio ricordare che il percorso non è che qui stiamo facendo un dibattito, io lo voglio vecchio sul nuovo, su dove c'è il vecchio, e l'altro lo vuole nuovo da un'altra parte. Siamo arrivati alla condizione di dire va realizzato nuovo su un'area nuova, semplicemente perché il tavolo tecnico dell'università, la regione, l'Istituto Oncologico Veneto, l'azienda ospedaliera, il comune di Padova, la provincia di Padova hanno definito in base ai dati dei tecnici che la soluzione più competitiva è farlo nuovo. Il sindaco Giordani è pronto a spostare il sito del nuovo ospedale e a rinunciare all'ipotesi nuovo su vecchio qualora venisse dimostrato che non è una strada percorribile. Ragionevolezza e tempi veloci lo chiede il governatore Luca Zaia, ma lo chiedono anche i padovani che vogliono una sanità d'avanguardia. Sul nuovo ospedale c'è un piccolo spiraglio. L'importante è che il sindaco decida in tempi brevi, ci viene da dire. Nel frattempo c'è stato un contatto con Luca Zaia. Io non do ultimatum a nessuno.
penso che poi c'è la ragionevolezza del fatto che bisogna comunque decidere. Comunque il sindaco di Padova già potrebbe darci una risposta, se ci dà Padova Est oppure no. Giordani dice di voler decidere entro Natale. Speriamo che la decisione non venga rimandata, visto che da anni ormai la politica padovana sembra allungare i tempi. Dal governatore Luca Zaia, intanto, parole chiare dirette al sindaco. E una nuova replica del sindaco Giordani è arrivata pochi minuti fa alla redazione. Le aree pubbliche del comune che chi mi ha preceduto pensava di cedere gratuitamente, scrive il sindaco alla regione, sono un valore patrimoniale di tutti i padovani, sono valutate oltre 10 milioni di euro e non ritengo da un punto di vista amministrativo e giuridico che possano essere regalate, si rischiano problemi di danno erariale. Credo che su questo sia corretto esprimersi per atti, aggiunge il sindaco, e presto tale valutazione giungerà al vaglio del massimo organo decisionale della città, il Consiglio regionale. Non rimane che attendere, viene da aggiungere. Ed ora noi parliamo di una rapina alla pasticceria, una rapina andata a segno in città. Aggredita poco dopo l'apertura all'interno del suo bar pasticceria, attimi di terrore per la proprietaria di un bar di via Viotti a Larcella. La donna era nel locale con il marito quando è entrato un nordafricano che l'ha minacciata con la bottiglia e le ha strappato la collana. Poi è fuggito. Sul posto la polizia. Ieri sera invece sempre a Larcella, in via Curzola, un tunisino è stato arrestato dopo aver rubato del cibo in un supermercato. Durante la fuga ha spintonato e buttato a terra un addetto alla sicurezza. Ed ora a Saccolongo per fare il punto sulla questione profughi. La comunicazione al sindaco è arrivata direttamente dalla cooperativa che gestisce l'accoglienza. A Saccolongo arriveranno nuovi richiedenti asilo ed alloggeranno in un appartamento preso in affitto a breve distanza dal municipio. In paese vivono già 15 profughi che al loro arrivo avevano suscitato più di un malumore. Il comitato Saccolongo dice no aveva manifestato con un sit-in di protesta davanti alla villetta di Creola dove vivono. Del corpo di Isabella Noventa, la 51enne scomparsa da Albignasego, non c'è alcuna traccia. Ora però la magistratura torna a parlare, lo fa depositando le motivazioni della sentenza. Il caso è complesso e così il giudice Tecla Cesaro si è presa un mese in più per depositare le motivazioni che hanno portato alla condanna in primo grado per i tre imputati per l'omicidio di Isabella Noventa. 30 anni a testa per i fratelli Freddy e Deborah Sorgato, 16 anni e 10 mesi per la tabaccaia Manuela Cacco. Dunque si dovrà attendere fine ottobre per conoscere le motivazioni. Le accuse sono di omicidio volontario premeditato e soppressione di cadavere. Le difese intanto puntano all'appello sperando in uno sconto di pena per il trio diabolico. Strade di sangue, il punto sull'incidente che ha visto coinvolto un camion. Al camion della PS mancava un perno per assicurare la sbarra e la conclusione della perizia tecnica disposta dalla procura nelle indagini per l'incidente in via Vigonovese a Camin, nel quale a marzo perse la vita un 58enne di Teolo e due persone rimasero ferite. L'autista del camion è indagato per lesioni e omicidio colposo. Oltre alla consulenza completa, ora si attende anche l'accertamento dei tecnici dello Spisal sui turni di lavoro e sulla manutenzione del mezzo. C'è il tempo per farvi vedere una notizia dal tablet. Sequestrò una escort per una notte intera e la derubò sotto minaccia. Arrestato un quarantenne, l'accusa è di sequestro di persona. Grazie per aver scelto l'informazione di Rete Veneta e buon proseguimento con la programmazione della nostra emittente.